Amici di Bla Bla Bla, come vedete ci siamo spostati dal Flapper di Roma a Santa Maria Capua Vetere. E questa sera è una bellissima serata, un evento un po' particolare, noi con le telecamere, però questa sera io ho perso un po' la voce, quindi vedete come parlo. E praticamente Miss Mamma, lei è stata vincitrice, Monica vicino a me, vincitrice del 2003, Miss, sì, dico, ma dovresti farlo ancora, no? Perché come vedo qua, niente, io questa serata la passo il mio microfono a Monica, perché Monica è una grande professionista, io ho problemi di voce e niente, ti spiegherà Monica tutta la serata e me ne accorgerete delle belle, a dopo. Oggi Gianni purtroppo è venuto qui con tanto piacere, ma la voce è pochissima, per cui mi occuperò di questa bellissima puntata come del resto tantissima. Allora inizio a spiegare che la selezione di oggi è valida per la 30ª edizione di Miss Mamma Italiana, per cui le finali che si terranno poi a settembre saranno appunto raggiunte da queste bellissime mamme che questa sera verranno premiate. Ma quante saranno le mamme premiate? Lo andiamo a scoprire insieme? Le andiamo ad intervistare? Seguiteci! I run for the past. Prima di passare a presentarvi quelle che sono le concorrenti in gara, voglio ringraziare e voglio salutare colei che ha avuto l'idea di collaborare con Miss Mamma Italiana, il nostro main sponsor, Vale New Hairdresser, Valeria Nuzzo. Grazie, grazie a tutti voi. Buonasera Valeria. Allora, la domanda che ti voglio fare, come mai ti è venuta l'idea di partecipare, insomma, insieme a queste bellissime mamme a questa iniziativa? Di poche parole Valeria, però... Allora, in realtà penso che c'è una frase che dice il genio non è altro che la capacità di osservare la realtà in una prospettiva in modo diverso, ed io ci provo. E lei ha una mente geniale, per cui veramente io ti ringrazio e sicuramente questa sera sarà un successo anche grazie a Vale New Hairdresser di Valeria Nuzzo. Buonasera a tutti, benvenuti. Fate un applauso, più forte. Anche io, come tutte le mamme, sono emozionata. Sebbene questo sia il mio lavoro, però voglio dire, ogni volta è sempre un'emozione calcare il palco, soprattutto quello di Miss Mamma Italiana, che mi ha dato la possibilità di iniziare questo bellissimo percorso. Infatti siamo giunti alla 30ª edizione, 30 anni di Miss Mamma Italiana, questa volta con un qualcosa di speciale, un quiz in più. Infatti a collaborare con questo bellissimo evento nazionale di bellezze di mamme italiane è stata proprio Vale New Hairdresser, dalla quale vorrei fare un grandissimo applauso nella qualità di Valeria Nuzzo, che più tardi andremo ovviamente a conoscere, e al centro qua di giurati non poteva essere insomma da meno. Ecco, allora vi vado a spiegare per coloro che non sono ancora a conoscenza di quello che è il concorso di queste mamme, che è un concorso di bellezza ma soprattutto di simpatia, che è un concorso che nasce in Emilia Romagna. Oggi faccio le veci del patron Paolo Tesi e tutta la sua famiglia, che veramente si è impegnato tantissimo nella buona riuscita. Miss Mamma Italiana è il concorso principe, ma la tema spettacoli, di cui appunto il patron Paolo Tesi ha istituito tanti concorsi per la famiglia. Quindi andiamo con il Babbo d'Italia, Miss Suocera, Miss Nonna, la Super Coppia Italiana, insomma veramente ce n'è per tutta la famiglia. Ma il fine di questo concorso, che come dicevo è proprio quello che vince su tutti gli altri, è che insomma non vuole premiare solo la bellezza della mamma, ma intende proprio valorizzare la figura della donna sotto tutti gli aspetti, quindi sia impegnata nel lavoro, nella società e nella famiglia. Oltretutto dobbiamo dire che Miss Mamma è anche solidarietà, perché sostiene l'associazione Ariane Endometriosi, che purtroppo è una malattia che colpisce milioni e milioni, oggi 4 milioni di donne in Italia, ed è invalidante per quanto concerne la donna in età fertile. Purtroppo ancora non è stata riconosciuta, ma noi ci speriamo, e quindi infatti qui come vedete abbiamo anche un piccolo offertorio per coloro che vorranno sostenere questa ricerca. Ma insomma la selezione di oggi, come dicevo, si affianca ad un progetto importante di una donna che con caparbietà ha voluto associare
anche la bellezza delle nostre mamme parteciparti alla sua arte, e la madre, l'arte delle mani, quella di renderci più belle e quindi di farle brillare ancora di più per arricchire questa bella kermesse e farla diventare ancora più elegante. Io fin da subito la ringrazio, insomma le voglio fare ancora un altro applauso perché lo merita, oltre il fatto che ha avuto tanta pazienza da stamattina a preparare le nostre 12 concorrenti in gara che si esibiranno in due prove. Spiego subito, la prova passerella, quindi le vedrete, voi giudici avete il compito arduo di giudicare queste mamme, che insomma, voglio dire, non c'è solo la bellezza esteriore, ma magari attraverso un sorriso, attraverso una loro dote particolare che emergerà dalle loro prove di abilità, riusciranno a conquistare il pass per le fasi finali. Noi sappiamo che le mamme sono belle a tutte le età, ma questo concorso dà la possibilità proprio a tutte le mamme di partecipare, infatti sono divise in tre categorie, 25-45 anni, 46-55 per la fascia gold e da 56 in su per la fascia evergreen, per cui avremo varie premiazioni questa sera che ci vedranno veramente partecipi a questa splendida kermesse. Siamo pronti, maestro? Iniziamo subito a chiamare la prima concorrente delle nostre 12 bellissime mamme in gara, la numero 1, Angelica Belvi. Applausi! Volta per te che partecipi a Miss Mamma? Sì, è la prima volta, un'esperienza del genere, sì. Io so che insomma tu sei spesso in radio, spesso a fare altre cose per altri motivi che poi nel corso della serata ci spiegherai, motivi che insomma ci legano ad una tematica un po' particolare. Infatti, purtroppo quello che è accaduto ieri è la tematica di cui io mi occupo. E poi più tardi ce ne parlerai. Un'altra bellissima mamma, ma complimenti, tu partecipi per quale categoria? Perché noi dobbiamo dire che Miss Mamma Italiana si divide in tre categorie, 25-45, poi c'è la fascia gold e la fascia evergreen, perché diamo la possibilità proprio a tutte le mamme di partecipare. Tu sicuramente sei giovanissima, però per quale categoria partecipi? La gold. La gold, come l'hai detto? Gold, sì. L'hai detto la gold. La gold. La gold, sì. Una bellissima mamma che si cimenterà, oltre che con la prova passerella come tutte, anche con una bella prova d'abilità. Quale hai scelto? Balletto. E allora ne staremo a vedere proprio delle belle. Town blue.
cosa più bella sapete qual è? Quando due sorelle partecipano insieme al concorso Miss Mamma Italiana. Qual è l'emozione di due sorelle che condividono un momento così speciale? È un'emozione indescrivibile, un'emozione unica. Ma tra l'altro dovete sapere, cari amici di Bla Bla Bla, che queste due belle signore, queste fanciulle, perché le vedo proprio delle fanciulle, hanno già partecipato a Miss Mamma ben 9 anni fa, hanno iniziato con me, vero? È stata bellissima, un'emozione indescrivibile e voglio riprovare. Vedete? Quindi rimettetevi in gioco anche voi, mettetevi in gioco anche voi con Miss Mamma Italiana. So I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make. L'eleganza, la raffinatezza è qui accanto a me. Due bellissime mamme, due brune. Come bellissime sono tutte le mamme, con dei colori scelti apposta, verde speranza. Verde speranza perché il verde è il mio colore preferito, quindi che colore potevamo scegliere? E i tuoi occhi puoi che dire? Bellissima. Vedo che Gianni di là è d'accordo con me. Grazie. Ed invece quest'altra mamma, una mora proprio con tutti i canoni mediterranei. Sì, scura. Scura. Scura, quindi vestita di scuro. Ma tu sei emozionata, Elena? Molto, perché è la prima volta, è la prima esperienza e tutti mi dicevano di provare e ci provo. Tra le mamme però c'è anche chi chiacchiera tantissimo, ecco Bla 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 è fatto apposta anche per le mamme chiacchierone e ne ho una qui alla mia destra, io scherzo, Assunta, che conosco anche lei da tanto tempo. Sì. La nostra cara amica Assunta si mette in gioco finalmente con Miss Mamma. Sì. Chi ti ha spinta a partecipare? Io da sola. Sei... Sicuro? Oppure ti hanno cacciato i tuoi familiari perché parlavi troppo? Mi ha cacciato troppo. Anche molto simpatiche le nostre amiche, quindi insomma per questo mi permetto di scherzare con la nostra Assunta. Si creano anche delle belle amicizie perché anche la nostra cara amica Maria Antonietta è già stata con noi. Sì. E com'è stato? Una bellissima esperienza. Quindi per questo sei ritornata nella grande famiglia di Miss Mamma Italiana. Grazie, Bla Bla Bla. Tu sia una cosa grande, una pandemia, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che si trova guarda a me, io mi innamoro così, guarda a te. Vorrei sapere cosa da te, perché quando mi guarda così, sicura tutto sente morire, non mi dice e non mi fa capire. Porta sempre un sorriso, perché a mamma, a noi,
non ci può far soffrire. E che ne dà un compagno sempre, mi dà tutte le cose. A notte deve andare un pigliato, perché non può farmi di aprire, non suo andare, non ti faccio dare. E la sera tutti i mamma si abbracciano in lo stesso sera. Sì, dire tutti i miei. Sera però qui a Miss Mamma Italiana abbiamo il piacere di avere un grande pasticcere, il top dei pasticceri di Casa Giove, di Caserta, Caputo. Sì. Caputo Alfonso. Caputo Alfonso. Abbiamo, ci siamo conosciuti già, sì, in una, certo, bella occasione, una bella occasione a Cassino per i 40 anni del nostro Gianni Testa. il grande ideatore, grande di questo programma, lui, no? Sì, è il magari amico. Ma so che tu ci sarai, perché tu sei il pasticcere dei VIP. Certo, sì. Ecco. Sì. Per cui non potevi non omaggiare ancora una volta il nostro Gianni, che per i suoi 40 anni sarà in una location bellissima, stratosferica, il Flapper. Il Flapper a Roma. Quindi tu veramente sei il pasticcere. Certo, sì, certo. E non solo, certo, tutte chiacchiere bla bla bla. No, sono bla bla bla. Sono, quindi sta con me. Sono, dove stanno i VIP? Certamente. Certo, e sì. Quindi non potevi mancare. E diamo allora ai nostri amici appuntamento. Quando ci sarà questo evento? Il 9 al Flapper di Roma insieme a Gianni Testa, insieme al nostro Caputo Alfonso Pasticcere e ovviamente tanti VIP, tra cui ricordiamo Amedeo Goria, Carmen Russo, un sacco di personaggi di Canale 5. Dovete solo lo scopriamo là. D'accordo. E scoprirete tutto. Vabbè. Un bacione, bla bla bla. Everybody watching together. Anche forse un po' ingrato è quello della giuria, e tra i nostri giurati ne ho una che è veramente particolare, non solo perché le sono affezionata umanamente parlando, ma perché è una gran professionista ed è stata già spesso nostra giurata, la professoressa e vice dirigente scolastica Carmen Ventrone. Buonasera Carmen. Buonasera. Che piacere averti qui. Buonasera Monica, allora grazie per avermi invitato, come hai detto non è la prima volta che faccio parte della giuria ed è un onore e un piacere esserne parte. Apprezzo particolarmente questa iniziativa perché valorizza la donna a 360 gradi, quindi sicuramente la bellezza in primis, ma la bellezza interna ed esterna, e oggi più che mai è importante avere un'attenzione verso le donne e verso il valore femminile in generale. Abbiamo un altro dei nostri
giurati nonché sponsor di questa bellissima iniziativa, selezione di Miss Mamma Italiana giunta alla 30ª edizione, Angelo Di Giacomo. Ciao Angelo. Buonasera, piacere Angelo. Angelo, anche tu sei stato coinvolto in questa selezione che, come dicevo, è una delle selezioni, delle migliaia di selezioni che si tiene ogni anno in Italia. Come mai? Grazie a Valenù che mi ha invitato a questo concorso e poi da partecipare come giudice, praticamente è stata un'esperienza nuova. E vedremo poi, insomma, cosa ne uscirà dalle tue votazioni insieme a quella degli altri giurati. Vuoi dare un in bocca al lupo alle mamme? Sì, un in bocca al lupo a tutte le mamme che hanno avuto il coraggio di partecipare a questo evento. Complimenti anche a te. Miss Mamma Italiana Radiosa Paperopoli, uno degli sponsor della serata, premia Valeria Nuzzo. Miss Mamma Italiana Solare, facciamo festa. Miss Mamma Italiana, facciamo festa. La concorrente numero 11, Assunta Caputo. Miss Mamma Italiana Glamour, Attica, premia. Chi premia qui? Per Angelica, ovviamente, vieni, vieni, la nostra bellissima make-up artist. Bellissima anche tu, voglio dire, non è nulla da invidiare alle nostre belle mamme. La nostra Maria Grazia, la concorrente numero 7, Stefania De Stefano. Bellissima Mamma Italiana Sorriso Bardani, premia Antonella Schiavone. Andiamo a
premiare la concorrente numero 10, Luisa Foresta. Complimenti anche mamma Luisa. Con la fascia Miss Mamma Italiana GM Sister premia Naomi, che fa le veci di Giuseppe Rullo, la concorrente numero 8, Giuliana Attanasio. Miss Mamma Italiana Dolcezza, Patatì di Fratelli Cucero, premia Rossella Nuzzo. Siamo giunti alla fine di questa selezione di Miss Mamma Italiana, giunta ormai quasi alla fine della 30ª edizione. Vincitrice della fascia gold qui a Santa Maria Capua Vetere è la bellissima Elena Aragri. Elena, di quanti anni? 53. Complimentissimi, emozioni a caldo? Emozionata sì, non me l'aspettavo sinceramente, sono contenta, anzi stracontenta che sono arrivata qua, era un concorso che io lo volevo fare già da tempo. Per la categoria 25-45, quindi quella per eccellenza, di Miss Mamma Italiana qui nella città di Santa Maria Capua Vetere, abbiamo la nostra giuria ha scelto di premiare la bellissima Elena Scardapane. Ciao Elena, quanti anni hai? 41. Bellissima, bravissima, soprattutto la tua prova di abilità credo che abbia fatto centro. Penso di sì, dai, io ho dato il massimo di me anche perché è la mia prima esperienza e non ti nascondo che ero anche un po' agitata, però dentro di me avevo quella voglia di credere sempre in me stessa come farò sempre nella mia vita, ci ho voluto provare, ringrazio te, ringrazio tutte coloro che hanno organizzato questa bellissima manifestazione, tutto bello, che dire. A chi dedichi questa vittoria? Sinceramente ai miei figli che hanno creduto in me. Amici di BlaBlaBla, visto che praticamente ho dato il mio microfono all'amica Monica, complimenti, è bravissima, ma non solo, la vedremo spesso alle reti Rai o Fininvest perché è brava. BlaBlaBla li porta fortuna, io sto senza voce, vorrei salutare tutti gli spettatori che ci stanno vedendo e cedo il microfono per la chiusura e ne vedete le belle, a dopo. Oh, grazie sempre a te Gianni di avermi raggiunta, veramente per l'amicizia che ci lega, oltre che per la bella puntata che sicuramente sarà insomma in onda nei prossimi giorni. Qui da Santa Maria Capua Vetere abbiamo insomma fatto una bellissima selezione di Miss Mamma Italiana, ecco, sono state proclamate 3 vincitrici ma tante altre fasce di premiazione. Complimenti, a Napoli ci sono bellissime donne. In Ciociaria a Napoli. Verrà spesso a Napoli, fai il bravo Gianni. No, Gianni è bravo, una brava persona, ma oltretutto un grande professionista. Io felicissima di aver avuto te in questo mio evento, in questa kermesse molto importante, spero di vederti presto. Io le promesse le mantengo. Sempre. Io non c'avevo la macchina, mi sono fatto prestare la macchina per venire perché mi hanno sequestrata. Oh! Grande Gianni Testa. Ti credo perché so che persona sei. Quindi veramente ti ringrazio, spero di vederti al più presto, fare cose belle insieme. Abbiamo un'idea che hai. Un progetto che non vi sveliamo. Non finisce qua. Bla bla bla. Non finisce qua. È tutto dall'Essenzia Club Santa Maria Capua Vetere. A prestissimo amici e ne vedete delle belle, everybody wants you to leave together. Take me home.